Il sud del paese e le sfide del XXI secolo. È stato questo il tema del primo forum del Mezzogiorno Antonio Serra, organizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza. Se non cresce il sud, non cresce il paese. Questo è il filo conduttore degli interventi che attraverso le voci di oltre 40 relatori hanno posto al centro del dibattito la questione meridionale. Se non si cambia l'idea che il Mezzogiorno cresca, non parte il sistema paese. Ma c'è di più, deve essere un riferimento del Mediterraneo il Mezzogiorno. Noi oggi progettiamo il nostro futuro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la nostra conferenza nazionale delle Camere di Commercio a Firenze, l'ha detto: dobbiamo conoscere il nostro oggi per progettare il futuro con una visione. Il messaggio è rivolto a tutto il sistema paese. Noi non chiediamo carità, le imprese non chiedono carità, chiedono le stesse condizioni di servizi e di opportunità che ha il resto del paese. Riscatto e perseveranza sono stati questi i presupposti messi al centro della discussione dai quali deve partire il Mezzogiorno d'Italia. La sfida di questo, che non è un convegno ma è un forum che è finalizzato a gettare, diciamo così, il seme per poter alimentare in maniera sempre più costante la discussione e l'attenzione nei confronti del sud del paese, del mezzogiorno del paese, per consentire di far emergere quelle che sono, diciamo, le peculiarità, quelli che sono i valori, quelle che sono le opportunità che il sud del paese, il mezzogiorno, può offrire anche alla crescita di tutto il sistema paese. PNRR, autonomia differenziata, i temi dominanti del forum. Pur nella diversità di vedute, convergono sulla consapevolezza di opportunità diverse tra nord e sud. Complimenti al Presidente della Camera di Commercio, che come al solito è protagonista di occasioni di confronto molto stimolanti. Un saluto a tutti gli ospiti. Le regioni obiettivo convergenza hanno quantità di spesa sensibilmente superiore a quella delle regioni del nord. È chiaro che per le regioni del mezzogiorno, che poi hanno, come nel caso della Calabria, tanti comuni in dissesto e in predissesto, spendere velocemente queste risorse rappresenta un problema. Nel PNRR il vizio iniziale è stato quello di non riformare il paese prima di chiedere tutte queste risorse all'Europa. Le regioni del sud sono state, loro malgrado, protagoniste della fase di definizione della quantità delle risorse assegnate all'Italia. Sarebbe davvero singolare che queste risorse non riuscissero ad essere utilizzate per creare convergenza, per creare sviluppo. Il rischio c'è, bisogna correre. È una sfida per tutti, non solo per la Calabria, è una sfida per tutta la pubblica amministrazione italiana, le amministrazioni centrali, le regioni, i comuni, realizzare bene per tempo e con i risultati che ci si aspetta tutte le iniziative del PNRR. Del resto il Presidente Mattarella, partecipando ad un convegno, ad una conferenza delle Camere di Commercio, ha usato l'espressione: dobbiamo metterci tutti alla stanga. Il PNRR è un'occasione che non possiamo perdere. Non mi preoccupano le sfide, se però tutti quanti siamo messi nelle stesse condizioni per concorrere. Se il governo non è stato ancora nelle condizioni di finanziare i LEP e quindi mettere a disposizione quelle risorse necessarie per fare in modo che veramente si colmasse il divario tra il nord e il sud, pensare che si possa andare avanti in questo modo e dividere l'Italia così per com'è, sulla base anche di un criterio che ancora è attuale, che è quello della spesa storica, beh, significa che se tu non hai nessun asilo oggi, e con l'autonomia differenziata non l'avrai nemmeno domani. L'ultima cosa è la contraddizione tra un governo che vuole essere più forte e eleggere il Presidente del Consiglio, speriamo non quello della Repubblica, e contemporaneamente, se vuole veramente fare questa autonomia, cede la sovranità su tante cose che sono parte essenziale per l'esistenza di uno Stato. E quindi si formano due stati, c'è lo Stato di Roma che comanda ancora sulle regioni del Mezzogiorno, ma non comanda più su quelle del Centro-Nord. Nel corso delle due giornate, la costante e massiccia presenza dello Stato è stato un segnale importante di garanzia e attenzione. Questi fondi sono un'opportunità che non dobbiamo perdere, dobbiamo cercare di spenderli al meglio. Quello che è emerso in diversi interventi è che l'individualismo non paga. Cioè bisogna di fare rete non solo con le istituzioni,
ma anche fra tutte le parti sociali e gli imprenditori, i commercianti, perché è necessario essere forti per contrastare la criminalità organizzata. Noi abbiamo diffuso anche come prefettura questa iniziativa, che veniva offerta anche agli enti locali e al personale degli enti locali per un aggiornamento professionale. La formazione è importante. Noi come prefettura abbiamo costituito un presidio territoriale per aiutare nel monitoraggio, nella rendicontazione i comuni che utilizzeranno i fondi. Per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose, chiaramente il rischio c'è, ma siamo fiduciosi perché stiamo lavorando molto e stiamo impegnandoci proprio in tal senso. A sottolineare con forza l'importanza di contrastare eventuali infiltrazioni mafiose è stata la testimonianza di Antonino De Masi, un imprenditore vittima della criminalità organizzata. Io rivendico il diritto di combattere, io rivendico il diritto di dire la mia, perché da calabrese non voglio pietà, non voglio commiserazioni, ma voglio la possibilità che i miei figli possano continuare a vivere qui. Io rischio la vita per questo, ma lo faccio non per soldi, ma per valori, per dignità, per l'orgoglio di essere calabresi. Tanti gli interventi che si sono susseguiti nel corso delle due giornate, in presenza, con le tavole rotonde e da remoto con numerosi collegamenti che hanno dato contezza dell'importanza di un evento che ha messo al centro del dibattito il Sud, tracciando traiettorie precise per invertire la rotta. Innanzitutto investire sulla formazione, quindi il ruolo importante dell'università anche con gli istituti scolastici, perché servono tecnici, servono geometri, serve gente che è in grado di risolvere concretamente e attuare i piani. A volte servono sì dei laureati, ma servono anche dei diplomati. Quindi a mio avviso soprattutto investire sulla formazione e poi investire molto sulle nuove tecnologie, sulla ricerca. Questo può consentire di abbreviare i tempi e di, perché a volte si ritardano l'attuazione dei piani in mancanza di professionalità, di capacità di realizzare in tempi brevi gli obiettivi. Sono obiettivi performanti, però bisogna cercare di realizzarli nella maniera migliore possibile con l'impiego di tutti, collaborando, lavorando insieme, perché credo che ci si dà una mano uno con l'altro, la montagna è meno difficile da scalare. Io ho avuto modo di apprezzare anche lo spirito con il quale i temi sono stati posti. E ciascuno con la propria esperienza e professionalità, ma nella voglia di comunicare e di mettere insieme le varie professionalità, le varie esperienze. E credo che sia stata una bella occasione. Io l'ho tratto un auspicio positivo per il Mezzogiorno e per la Calabria. Un esempio, posso dire, è proprio la Camera di Commercio di Cosenza, un esempio positivo, no? di virtuosità, ma soprattutto di innovazioni anche tecnologiche. Dobbiamo avere delle persone capaci che sappiano in qualche modo gestire risorse umane, risorse finanziarie, e vedete che le cose poi vanno bene. Perciò voglio dire, non perché sono ospite qui, ma già ho visto più volte che la Camera di Commercio di Cosenza è una realtà positiva tra le nostre pubbliche amministrazioni. Sono state due intense giornate formative e di dibattito che hanno affrontato dai diversi punti di vista le tante sfide che riguardano il sud del paese. Abbiamo creato tanti perché e ai perché sapevamo che non c'erano risposte. Il forum ha dato indicazione a dare delle risposte, quindi noi oggi sappiamo in Mezzogiorno in che situazione è. Abbiamo avuto l'emozione di avere quasi 600 persone e in questi due giorni abbiamo alzato quell'asticella che serve a Mezzogiorno. Noi vediamo il Sud come grande opportunità, quindi la risposta del territorio vuol dire, e quindi i numeri vogliono dire, che il territorio sente, avverte di essere un'opportunità, e questo è fondamentale. E quindi schiena dritta, rivendicare anche l'orgoglio verso l'Italia, verso il resto del mondo, dell'essere meridionali. Del resto l'intitolazione ad Antonio Serra ha un suo significato.